Curry. Curry sets, fires, puts it up. Bang! Steph Curry from way downtown. Palleggia sul posto e poi forza! Da centrocampo! Il fulmine colpisce due volte. Ancora in gara 3. In campo avere ancora questa dolcezza di tocco. Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati su Talking Warriors, il podcast italiano sui Golden State Warriors, a cura dei ragazzi di Italian Bay. Io sono Ilie, con me formazione allargata stasera c'è come sempre Michele. Ciao Michi. Ciao Ilie, buonasera a tutti. C'è anche Valerio che oggi va a farci compagnia. Ciao ragazzi, buonasera a tutti. E soprattutto, ultimo ma primo per importanza, il grande ospite anche di questa serata, che è coach Marco Crespi. Ciao Marco. Ciao a tutti, un piacere parlare con voi. È un piacere, un onore per noi averti ospite in questa puntata, in cui cercheremo, per quanto è possibile, di entrare magari un pochino più sul tecnico, visto la grande esperienza del coach a livello di panchine, a 360 gradi, no coach? Perché per chi non lo conoscesse, a parte il lato commento su Sky per tutto il basket in generale, Marco è un grande allenatore con tanti tanti anni di esperienza a tutti i livelli, dal livello giovanile da vice allenatore, da capo allenatore a livello europeo e anche a livello nazionale, non solo maschile ma anche femminile, no coach? Perché dopo l'esperienza con l'Italia, in questo momento è allenatore della Svezia femminile, se non sbaglio. No, nel senso che dopo l'europeo del 2021 avevo ancora due anni di contratto con la federazione svedese, ma ho deciso che quella era la mia ultima esperienza come allenatore. Ho allenato 43 anni, penso che siano abbastanza, e quindi anche perché ho la possibilità di fare altre cose, i commenti di Sky, discorsi di formazione all'università e nelle aziende, quindi ho deciso dopo 43 anni di smettere, quindi non sono più l'allenatore della Svezia e prima di quello ho deciso di smettere. Perfetto, allora io partirei con le domande, così entriamo nel vivo e non sprechiamo tempo ulteriormente. Michi, faccio partire te. Sì, io coach, se sei d'accordo, direi di partire con l'attualità. L'attualità ci suggerisce due temi principali, direi, riguardo i Warriors. Io partirei da quello un pochino più spinoso, se sei d'accordo, sia Draymond Green, chiaramente la vicenda che ha colpito ormai una settimana fa circa tutto l'ambiente della baia, e non solo l'ambiente ma anche il povero Jordan Poole. Ti volevo chiedere se ti è mai capitata una cosa del genere nel corso della tua carriera di coach, e cosa pensi in generale della gestione che hanno avuto i Warriors, sia per quanto riguarda la, tra virgolette, punizione soft, ossia solo una multa, e insomma in generale come pensi che possa essere gestita nel corso della stagione questa vicenda. Allora, non mi è mai capitata una situazione simile. Perché dico mai? Perché in questa situazione, avendo visto poi il filmato, c'è una vittima e un aggressore, mentre può capitare che ci sia un contatto fisico in allenamento, dopo un po' di trash talking, qualche spinta, però dove tutti fermano l'inizio del contatto fisico. E mi piace partire per risponderti da quello che si è visto nel filmato. Nel filmato si è visto che c'è assolutamente una persona, Draymond Green, che aggredisce Poole, e anche la spinta che dà Poole io la interpreto come dire guarda, dai, non scherziamo neanche, possiamo fare trash talking, provocarci verbalmente quanto vogliamo, però dai, fermiamoci qua adesso. E parte un pugno. E la cosa curiosa che mi ha colpito molto, che Ron Adams, adesso non più assistente sulla panchina ma sicuramente mente di basket
importante in tutti i successi Warriors e Menti di Basket anche oggi vicina a Steve Kerr, è l'unica persona che capisce quello che sta per succedere e si avvicina e lo segue. Poi non ha forse neanche fisicamente la forza per mettersi in mezzo e impedire che passa quel pugno, e credo che questo sia importante, perché poi la divisione succede molto dopo, e quindi è come se si fosse deciso di che questa scena doveva essere girata, doveva accadere, e questo secondo me mi ha colpito molto. Quindi e un'altra riflessione è che appena succede questa cosa qua, alcuni titoli, ok, italiani, americani, a Jordan Poole, dopo aver firmato, a parte non l'ha ancora firmato, l'estensione contrattuale, alza la testa in allenamento e l'esperto, il leader Green, gli spiega come. Poi, vedendo il filmato, no, non luoghi comuni, c'è un aggressore e una vittima. Seconda parte, la reazione degli Warriors. Allora, la reazione degli Warriors è prima Green, che ovviamente autorizzato per 30 minuti, spiega ho sbagliato. E per dire ho sbagliato, se penso siamo tutti d'accordo, ci vogliono meno di 30 minuti. Quindi se uno impiega 30 minuti è perché vuole allargare il discorso, che non significa anche distrazione, vuole citare anche un rinnovo contrattuale dicendo ma io non penso al rinnovo contrattuale, che comunque è un modo di comunicazione per citarlo. Terza parte, come gli Warriors reagiscono, cioè la non sospensione, solo una multa, il fatto che ovviamente corrisponde anche che la prima partita di stagione regolare sarà quella anche degli anelli, quindi insomma l'assenza di Green sarebbe stato un qualcosa di fastidioso. E aggiungo un quarto punto, ma chi ha fatto uscire questo video? Allora, io penso che noi tutti, quattro che stiamo parlando adesso, quelli che ci ascoltano, sono fanatici di basket. Se uno è fanatico di basket e sogna di poter far parte di una franchigia NBA e arriva a, anche come ultimo nel dipartimento video, tocca un sogno, vive un sogno. Pensare che uno che sta vivendo un sogno faccia uscire quel video e quindi si rovina la possibilità di proseguire con gli Warriors nell'NBA, con tutto il basket professionistico a livello di occupazione, quindi con basket di college, dovunque, cioè proprio viene cacciato dal mondo del basket. Io vivo un sogno, faccio una cosa che mi fa cacciare dal mondo del basket. Ma metto un punto interrogativo, su questa cosa qua. E aggiungo un'altra cosa. Oggi, questa è una riflessione personale, però mi piace farla perché non mi piace mai essere piuttosto scomodo, ma non banalmente scontato. Oggi gli Warriors, subito prolungamento di Poole, prolungamento di Wiggins e Luxury Tax, quanto pagano Luxury Tax? Oggi gli Warriors alle altre 29 franchigie non sono simpatici. Okay. Perché? Primo perché si possono vincere. E allora ovviamente gli Warriors vogliono rifermare Draymond Green, oppure dicendo guardate, noi non lo rifermiamo, così vi offriamo Draymond Green, e ci va anche bene, in modo tale non potete dirci che noi li vogliamo tenere tutti e ce ne freghiamo di quanto sale la nostra luxury tax. Ma ho messo lì tante cose, tanti pensieri sparsi, tanti punti interrogativi sparsi. Sì, ce ne sono davvero molti. Io tengo ancora un secondo su questo argomento. Ti tengo, scusa, ogni tanto mi parte ancora a lei per rispetto. Da allenatore, una situazione del genere, magari non così estrema, ma comunque qualche scontro tra giocatori, chiaramente in carriera le sarà capitato, no? Qualche lite in allenamento, dopo le partite, magari dopo qualche sconfitta. Come è vissuta? Cioè, come si reagisce? Si lascia fare al gruppo, come si dice sempre, perché poi il gruppo aggiusta le cose, si cerca di intervenire, si parla singolarmente con i vari protagonisti della situazione?
Ma allora, il gruppo non risolve nessun tipo di problema, al di là del fatto che io sono diciamo maniacale della differenza tra gruppo. Un gruppo è formato da persone che in modo spontaneo, come siamo noi quattro, adesso ci mettiamo a parlare di basket, la squadra invece è un qualcosa che a livello professionale deve funzionare rispondendo alle esigenze del campo. Sono due cose diverse. Non credo che lo spogliatoio sistemi, si parla all'interno dello spogliatoio, ho allenato 43 anni, ho sentito mille racconti di giocatori e giocatrici, non solo per quanto riguardava quando li allenavo, ma anche per le loro esperienze. Lo spogliatoio è un luogo comune totalmente esagerato. Quindi parlare individualmente con le persone. Ovviamente lì c'è un pugno di Draymond Green, che ha tutta una sua storia, un pugno di Poole, un pugno con il contratto di Draymond Green e quello che rappresenta per gli Warriors e cosa rappresenta per il futuro Poole. E quindi credo che ascoltare le persone è importantissimo, mettere a confronto le persone in modo diretto, perché altrimenti rimane un condizionamento. Se gli Warriors fanno rimanere questa situazione un condizionamento senza all'interno significa management, Steve Kerr, parlare direttamente con Green, parlare direttamente con Poole, poi parlare insieme con loro, direttamente loro rimane un condizionamento, che vanno benissimo, come ha detto anche il general manager Myers, abbiamo gestito, abbiamo sofferto, abbiamo vissuto momenti difficili, supereremo anche questo. Belle parole che ovviamente uno deve dire, però deve essere affrontato in modo diretto con le singole persone. Steph Curry, andare a parlare con Steph Curry dicendo beh adesso cosa facciamo, è mettere un peso su Steph Curry che non può risolvere il problema. Direttamente con quei due, avendo idea di quale potrà essere la decisione per il futuro, e su questo avrei pochi dubbi. Grazie, Vale. Sì, io cambierei un attimo discorso, no? Penso che tanto il caso Draymond abbiamo concluso. Io cambierei discorso, coach, passando da Draymond Green, quindi uno dei veterani della squadra insieme a Steph Curry, Klay Thompson, Iguodala. E vorrei sapere invece cosa ne pensi dei giovani Warriors, in particolare magari di Kuminga, di Moody, se secondo te saranno già quest'anno pronti, se avranno più minuti, che tipo di impatto secondo te potranno avere quest'anno? Jordan Poole, fresco di rinnovo. Allora, esattamente 12 mesi fa, quando Alessandro Maboli ci chiede a tutti, sia i giornalisti che ai color di Sky, di scegliere un argomento per introdurre la nuova stagione NBA, io scelgo gli Warriors di nuovo contender. E due cose. Uno dei miei argomenti era il fatto che gli Warriors pensano sempre di tirare, vengono riconosciuti come la squadra che tira tanto a tre punti, e giocheranno in quintetto con Green e Looney, cioè due giocatori che non tirano mai da tre, quindi quasi controtendenza. Ma quando presento il quintetto, lo presento con Poole e non con Wiggins. Allora Mamoli mi dice, ma guarda che magari aggiungi che Wiggins è sto uomo, perché io vedevo già Poole assolutamente affermato. E quel piccolo parte di speciale, la mia parte di speciale, finisce con dicendo, ehi, guardate Kuminga. Kuminga è un giocatore favoloso su 28 metri nelle due metà campo. Questo per dire che sono parziale, posso essere parziale. Per me è un giocatore speciale. È un giocatore speciale perché oggi non sa neanche ancora come usare tutte le sue qualità, però è un giocatore speciale, è un giocatore che è assente, Draymond Green prende il suo posto, non si avvicina e sarà, non paragoniamo al nuovo Green, perché Green è un genio sul campo, quindi i geni difficilmente possono, non sono duplicabili, non sono clonabili, okay? Però Kuminga, l'energia che può avere nella metà campo difensiva, nel sistema di grande organizzazione difensiva, nella capacità di essere atleta che sorpassa senza la palla e con la palla al difensore, io credo che sia già pronto per avere un ruolo importante. Così come Moody, protagonista della Box and One che Steve Kerr ha fatto l'anno scorso nel playoff, significa che sa capire quando tocca a lui e ha
anche quando tocca lui per pochi minuti, non che ha bisogno di un volume di gioco per, e altrimenti è un giovane che ha bisogno di prendere sicurezze. Poi nei giovani ovviamente non dimenticherei Wiseman, che forse finalmente potrà giocare. Sì, io volevo passare proprio a Wiseman dal discorso giovani, perché visto che tu sei uno studioso di basket e in particolare di Steve Kerr, visto che l'avevi anche citato in uno speciale, forse quello sui 75 anni, come una pietra miliare di questa storia più o meno recente dell'NBA, no? Diciamo che dalla panchina di Bogut e l'introduzione del quintetto piccolo nel 2015, i Warriors non hanno mai più avuto un centro con certe caratteristiche, con certe dimensioni, perché quasi sempre si è andati piccoli. Anche Looney ha delle caratteristiche da lungo, da rimbalzista, eccetera, ma non è di quel tipo di dimensioni, di quel tipo di atletismo soprattutto. Visto che tu conosci bene, hai studiato bene il gioco di Steve Kerr, come si può introdurre un giocatore come Wiseman con le sue capacità, con le sue debolezze anche, perché adesso ne ha ancora e ne ha da colmare parecchie? Quali possono essere le soluzioni proprio a livello di campo per poterlo far già funzionare nel primo anno sostanzialmente da sano, e ce lo auguriamo tutti che i suoi problemi siano finiti? Allora, Wiseman è un giocatore che ha una capacità di essere veloce, spazi brevi senza la palla, credo importantissimo, e quindi il gioco di movimento, il gioco di aprire gli spazi per gli Warriors si abbina assolutamente alla capacità atletica che ho descritto adesso di Wiseman, e credo che questo sia una grande facilità. Due, all'inizio, la sua prima stagione da rookie, giocando minuti, partendo anche in quintetto, aveva, dopo l'inizio facile, gli inizi sono facili per tutti, aveva un pochettino fatto fatica, perché il sistema degli Warriors è un sistema che devi comprendere perché diventi vantaggio per te e per gli altri. Credo che questi mesi in quasi infiniti di sosta abbiano permesso a lui di comprendere il gioco, ma di capire quanto può essere un vantaggio per lui comprendere, non solo qualcosa di disciplina. E ho citato prima Rod Adams, con cui ogni tanto mi scambio dei messaggi, lui mi assicura che la forza mentale di Wiseman è assolutamente una certezza. Quindi credo che sarà sicuramente un vantaggio, perché è un giocatore di movimento. È vero che è un lungo, ma un lungo che deve giocare in movimento, i Warriors giocano in movimento, lui ha voglia di capire come utilizzare il sistema Warriors a suo vantaggio. Direi che ci sono tutte le componenti per un lieto fine. E visto che ho già fatto la stessa domanda dal punto di vista dell'ex giocatore, quando c'è stato il tuo collega Davide Pessina nell'ultimo episodio, e te la faccio da coach, quanto basta a un giocatore come Wiseman il lavoro che è stato fatto in questo anno e mezzo, sostanzialmente di riposo forzato o quasi, con, sappiamo che è stato preso Milojevic apposta sostanzialmente per insegnare a Wiseman, far crescere Wiseman, e quanto è sufficiente quel tipo di lavoro dal punto di vista di un allenatore, o quanto invece poi tu avresti bisogno di vederlo sul campo e di fargli fare minuti? Il lavoro individuale è un pezzo. Il lavoro individuale ha come obiettivo quello di dare degli strumenti a un giocatore, e anche a come utilizzare quegli strumenti in modo tale che quando va sul campo a giocare il 5-5 sa risolvere le situazioni di gioco con gli strumenti che per mesi, per giorni, su cui per mesi, per giorni ha lavorato. Però poi serve il campo. Io credo che, e faccio anche le partite di pre-season degli Warriors, okay? Anche le partite di pre-season ho commentato, ma una con cui quando giocavano con Portland, con i 6 giocatori migliori che non c'erano, si vede un'idea di gioco, la semplicità di idea di gioco. E quindi voglio dire, adesso Wiseman ha gli strumenti, gioca contro giocatori che, i grandi giocatori che credono in quel sistema di gioco, ha bisogno di tempo,
ha bisogno di volume, di minuti, di tempo, però credo che abbia tutto poi per far sì che l'utilizzo e la conoscenza di quegli strumenti poi sul campo sarà qualcosa di efficiente. Michi? Sì, io mi proietterei, coach, sulla stagione, in divenire, il 22-23. Cosa pensi del roster Warriors, che dall'anno scorso ha perso Gary Payton e Otto Porter e lo ha rimpolpato con Dante DiVincenzo, Jamichael Green, in particolare fra i veterani, e come dicevamo i rinnovi di Poole, Wiggo, e aver mantenuto sostanzialmente tutti dei sei fondamentali, incluso ovviamente Looney. Pensi che questo roster sia addirittura migliore, superiore sulla carta rispetto a quello che ha vinto il titolo l'anno scorso o no? Cosa penso? Roster figo, ok? Perché figo? perché uno, i sei giocatori base ci sono i tre rookie, metto anche Wiseman che oltretutto non c'era proprio. Ok, però i tre rookie, e cioè Moody, Kuminga, Wiseman, che sono pronti. Quindi 6 più 3 arriviamo a 9. Ok, poi ovviamente la capacità di scouting, di raccolta di dati analitici per firmare i giocatori, visto che gli altri costano abbastanza, che possono essere scommesse, quindi come Jamichael Green e come Dante DiVincenzo, mi sembrano delle belle idee, perché uno tira da tre con tutto il movimento. DiVincenzo è un giocatore che sempre mi è piaciuto, dopo essere stato lasciato da Milwaukee, va tristemente a trascorrere una stagione, adesso ha di nuovo un'occasione in cui può sorridere sul campo, quindi affascinante. E poi certo hanno perso Payton e Otto Porter, sì, perché se tu arrivi con un salario basso, fai benissimo agli Warriors, la capacità di un management è dire: benissimo, caro Gary Payton II, ti amo, ci hai fatto emozionare, hai giocato pivot lungo la linea di fondo e sei alto 1,90, bellissimo, quando guadagni 1,6 ti amiamo, se il tuo contratto deve essere garantito per 3 anni, ti auguriamo buona fortuna, e questa è grande capacità. Quindi ritornando, roster figo, con idee, più forte o meno forte non lo so, però molto figo. Beh, la domanda successiva un po' più è scontata, credo, ma da allenatore è meglio avere tutte queste opzioni o è meglio avere un nucleo di 7-8 giocatori su cui ruotare la squadra e magari qualcuno per far rifiatare? Perché qui cominciano, come dicevi tu, ad essere tanti quelli che possono avere minuti anche importanti e ruoli importanti a seconda del quintetto che si vuol mettere in campo. Domanda interessante, però voglio dire, facciamo adesso Moody, DiVincenzo, super giù, stessa rotazione, giocatori completamente diversi, però stessa, tra virgolette, non ci sono più i ruoli, simili caratteristiche, ok? Alla fine la stagione regolare, col fatto che infortuni, riposi programmati, vi dicendo, dà spazio a tutte e due. Inizieranno i playoff, caro Moody, caro DiVincenzo, forse c'è spazio per tutte e due, altrimenti abbiamo avuto tempo, modo di analiticamente, non emotivamente, scegliere uno dei due. Quindi credo che avere 11 giocatori non sia troppo, sicuramente impossibile farli giocare nei playoff, però alla fine Moody o DiVincenzo, uno dei due avrà spazio e sarà, è stato eletto dalla stagione regolare. Perfetto, Vale. Sì, sempre parlando di roster, io invece ero curioso di sapere che cosa ne pensa il coach del ritorno in campo di Klay Thompson. Dopo 900 giorni, l'anno scorso l'abbiamo visto magari a tratti un po' arrugginito, a tratti il vecchio Klay, meccanica di tiro sempre meravigliosa. Secondo te, coach, l'anno prossimo rivedremo un Klay un po' più a suo agio,
no, magari non proprio al 100% quello che era prima, magari soprattutto in difesa, ma potremmo rivedere un po' il Thompson degli anni scorsi. Allora, parto con le parole di Steve Kerr, che disse: Klay Thompson è stato fuori 900 giorni, che significano più di 2 anni. Il basket è cambiato, quindi è impossibile paragonare il Klay Thompson prima del doppio incidente, anche se non avesse avuto incidente, che ritorna dalla luna dopo 900 giorni, perché il basket è cambiato. Il basket è cambiato in che cosa? Più velocità, più capacità orizzontale, più aprire gli spazi in attacco, ma anche da coprire in difesa. Okay? In più, uno che ha avuto 2 operazioni di quel genere lì, pensare che possa avere lo stesso rendimento atletico sul campo è qualcosa di impossibile. Certo, alcune volte faceva fatica in difesa. Io personalmente lo confesso, a un certo punto ho pensato che fosse un pochettino questo giustamente riconoscimento a lui di un ruolo di minuti importanti e di partenza, fosse qualcosa anche che, ok, diventava quasi un limite per gli Warriors. Però ha fatto certe partite con giocate consecutive in the clutch, in attacco e in difesa, che sono da ammirare per la forza mentale. Quindi, chiamiamolo, il basket è più veloce e Klay si è un pochettino più lento di prima. Quindi ci appare forse arrugginito, vero, però ha dimostrato che nei momenti determinanti è stato incredibile, cioè qualcosa di impensabile. Quindi non aspettiamoci uno più atleta, ok? Anche perché emotivamente l'anno scorso aveva risorse superiori, adesso è già tornato, quindi quell'estra motivazione non c'è più, però un giocatore che magari mi aspetto ridurrà il volume dei suoi minuti, perché? Perché ormai è confermato il suo ritorno, non c'è più bisogno di dargli spazio per farlo sentire di essere tornato. Un Klay Thompson un po' più lentino, ma un Klay Thompson assolutamente giocatore per competere per il titolo. Come si gestisce un rientro come quello di Klay Thompson dopo tutta questa assenza dal punto di vista dell'allenatore? Cioè, si sta a quello che dice lo staff medico, quindi minutaggi ristretti, contatti al secondo, oppure ci si affida un po' di più alle sensazioni del giocatore, o non ci si fida delle sensazioni del giocatore che magari spinge per voler giocare a tutti i costi? Ma penso una combinazione, cioè in NBA adesso c'è questo quasi fanatismo dei minuti di gioco, come se uno deve giocare 16 minuti, se uno va, se gioca 16 minuti a 1 all'ora e gioca 16 minuti a 100 all'ora, non sono sempre 16 minuti, ma sono completamente diversi. Quindi ovvio che raccolta di dati, suggerimento dei minuti di gioco, però poi anche ascolto del giocatore e sensazione di guardare il campo, ecco, cioè con il computer si prendono dei dati che possono aiutare, ma non si può decidere solo il computer, bisogna ascoltare le persone e guardare il campo. Perfetto. Miki? Sì, io ritornerei anche più su un discorso generale, coach, su, l'hai accennato prima, la tua passione, no? Comunque anche per quello che ha fatto Kerr in questi anni, ecco, una parola, un giudizio, anche un pensiero su quello che hanno che sono riusciti a costruire i Warriors nella, ovviamente parlo dell'era Kerr, negli ultimi 7-8 anni, questo è il nono, cosa realmente hanno apportato di diverso, qual è stata, quali sono state le caratteristiche che più hanno svoltato il mondo del basket, specie quello NBA, e chiaramente rapportato ovviamente ai giocatori di cui dispone, che lo hanno aiutato ad applicare questo tipo di cultura che tanto si è rivelata sia vincente, ma soprattutto direi una sorta di icona, no? Direi che una parola sceglierei: il movimento di palla e il movimento di senza palla. Kerr arriva a allenare gli Warriors e gli Warriors diventano la prima squadra per punti creati da assist. E ci sono 3 giocatori, io direi che ai tempi erano
tre quasi buoni giocatori, Thompson, Curry e Green, che diventano tre stelle, okay, grazie a questo tipo di visione di gioco. E la forza di Kerr non è tanto aver pensato il movimento di palla e poi senza palla, voglio aggiungere un dato su questo, ma è il fatto di far credere, convincere i giocatori che questo movimento in generale di palla e senza palla gli avrebbe permesso di farli salire di categoria da buoni giocatori con un ma a stelle. E questo credo che sia stato importantissimo. Sul movimento senza palla faccio un esempio. Steph Curry è assolutamente una prima punta, un giocatore che può segnare, ha cambiato le dimensioni del campo, tutto quello che vogliamo aggiungere. Però è un giocatore che in una partita di media fa 8 blocchi, cioè porta 8 blocchi con la palla o senza palla. E questo significa una rivoluzione, cioè che io faccio un blocco per poi ricevere e prendere un vantaggio. E non è solo una questione di tecnica, questione di un diagramma disegnato, è questione di cambiare la prospettiva che io devo bloccare per la prima punta, ma è la prima punta che blocca per creare vantaggi per gli altri per sé. Sembra un discorso solo di cane che si morde la coda, uovo gallina, ma vogliamo essere più presuntuosi, filosofico, ma invece è un fatto di grandissima appartenenza al prodotto. Gli Warriors giocano in un certo modo e tutti sono convinti di appartenere a quel prodotto. Sì, Vale? So sì, io ho una curiosità su Steph, che siamo arrivati in argomento. Allora, noi siamo di parte, noi adoriamo letteralmente Steph Curry, perché io penso, al di là del tifo, ma un amante di basket nel vedere giocare Curry non può non emozionarsi. Al di là di Curry, come dicono tanti, tira da 10 metri, ma Curry fa tantissime cose in campo che sono una cosa incredibile. Dal punto di vista di un allenatore, cosa vuol dire allenare Curry? Cosa vuol dire avere in squadra Steph Curry? Io penso che quando alleni un giocatore fenomeno, e soprattutto un giocatore fenomeno e che è così intelligente sul campo, ci sia sempre da guardarlo per prendere qualche cosa e capire quale può essere la prossima visione. Cioè Steph Curry fa certe cose per sua visione, per istinto, che può essere veramente fonte di ispirazione per Steve Kerr. E quindi bisogna guardarlo. Okay. E credo che anche quando quello che ci arriva, cioè i colloqui tra Steve Kerr e Steph Curry, poi i colloqui che arrivano, ce ne arrivano l'1% di comunicazione NBA, quindi è relativo. Però sono sempre dove, soprattutto nel passato, Steve Kerr gli parla di tranquillità, perché io credo che Steve Kerr, che è persona che ho avuto la fortuna di conoscere ed è una persona speciale, è uno che sa guardare Steph Curry e io devo guardare e lui mi ispira tecnicamente, io quasi devo metterlo più a suo agio emotivamente in modo tale che lui mi possa ancora di più ispirare tecnicamente, al di là di quanto poi gioca bene. Ecco. E credo che ci sia questa combinazione fantastica tra due, ne conosco solo una, tra due penso persone molto speciali. Sì, tra l'altro un rapporto che è iniziato con qualche dubbio, no? Perché ricordiamo che Steph è stato il primo orfano di Jackson quando c'è stata la scelta di cambiare allenatore, perché Steph aveva giocato divinamente già sotto Mark Jackson e quindi non era proprio contento, cioè era più che altro dubbioso, no? Sull'arrivo di Steve Kerr, che ricordiamo che era sostanzialmente la prima esperienza da quel punto di vista, quindi è stato probabilmente anche complicato far, come si dice in gergo, coach, comprare la propria visione a un giocatore così. Beh, ma io qui adesso, mentre parlavi, mi è venuto un esempio, non so perché mi è venuto questo esempio, ormai lo dico, ok, legato al calcio, che okay, sicuramente noi siamo oltre al calcio,
Però quando Arrigo Sacchi arriva dal Parma ad allenare il Milan e fa vedere i filmati di come si muoveva, mi sembra, Apolloni nella difesa del Parma, Franco Baresi sicuramente avrà pensato, ma come mi parla? Okay. Però poi, uno, vengono i risultati, due, c'è la forza delle idee e quindi tutto funziona. Ecco. Michi? Un pensiero, coach, anche in generale sull'NBA, sulla competitività delle altre squadre che immagino i Warriors dovranno affrontare. Chi vedi fra, specie dopo il mercato, diciamo, dopo la fase di reclutamento dei vari free agent, chi reputi possano, diciamo, rappresentare un pericolo, no, al repeat dei Warriors, che io reputo favoriti, onestamente. Allora, ovviamente domanda complicatissima, senza risposta, e vi dicendo, però proviamo a buttare lì. Allora, butto lì con delle domande, ok? La prima è, ok, Doncic e Jokic e la loro non difesa, bisogna dirlo, ok? Possono permettere alle loro squadre di ambire a essere contender? E questo è il punto interrogativo, ok? Voi direte, ma tu devi dare le risposte, non devi fare le domande, ok? E vi dico che un primo pezzo di risposta è se si difende poco, lo si è visto anche all'ultimo europeo, che è altro discorso, e cioè questi due non possono essere le guide di una squadra che vince il titolo. E quindi questi li mettiamo in sospeso, ok? Poi Milwaukee, oggi leggevo quintetto Milwaukee, sempre gli stessi, ok? Allora, su sempre gli stessi è una forza, oppure può essere una ripetizione per una squadra che ha già vinto, okay? Perché essere sempre gli stessi per giocare una nuova partita pensando di essere sempre gli stessi avendo già vinto è complicato. Mi affascina Milwaukee la forza, la voglia di migliorarsi, genuina, non a parole, di Antetokounmpo. E questo, secondo me, Milwaukee, mi sembrano così. Hollinger, che stimo molto, sempre amato per le sue analisi statistiche, dice che Philadelphia sicuramente è la sua favorita per il titolo. Allora, mi sono messo a pensare, Philadelphia, Embiid, che amo per la sua storia, Harden, che è in parabola discendente fisica per i problemi fisici che ha avuto, io sinceramente non la vedo. Quindi alla tua domanda rispondo per esclusione, ok? Adesso abbiamo mantenuto accesa la lampadina dei Milwaukee. Ho visto oggi un filmato di Lakers che sono tutti insieme e con Westbrook da un'altra parte, filmato che può essere venduto anche senza significato reale, perché Westbrook magari doveva fare più scaldarsi perché ha questo problema muscolare, e però gli Warriors con LeBron James alla ricerca di arrivare a battere tutti per punti segnati, quindi ricerca individuale, sono sempre stato lebroniano, però mi sembra che un percorso individuale e la difficoltà degli Warriors è trovare gli altri tre che finiscono la partita di fianco a lui, Anthony Davis, quindi anche lì punto interrogativo. E Clippers benissimo, bellissimi, tutto questo, rientra Kawhi Leonard, rientra dopo un anno, altro punto interrogativo. Oltretutto anche gli Warriors un anno fa, rientra Klay Thompson addirittura 900 giorni, Steph Curry così, però io, c'è la cultura Warriors in tutte queste squadre che ho citato, c'è tanta bellezza, tanti elementi individuali, affascinanti, sicuramente ce ne saranno altre, però io non vedo la cultura degli Warriors, per me oggi è quello che dà agli Warriors il fatto di poter essere ancora favoriti. Io ho una curiosità, visto che stiamo parlando di altre squadre, in realtà sono due. La prima proprio dal punto di vista dell'allenatore, perché quello che una squadra che ci ha dato parecchie difficoltà in finale, a me era piaciuto tantissimo come si sono mossi quest'estate, al di là di poi aver avuto la sfortuna di infortunio di Gallinari,
parlando dei Celtics ovviamente, e dal punto di vista di chi subentra, perché ovvio non possiamo sapere cosa è successo a Udoka nello specifico, sono fatti privati, sono cose personali, quindi noi ovviamente non lo sappiamo, ma da chi subentra in una situazione del genere, quanto è difficile, quanto ci vuole magari più carattere o più concentrarsi sulla parte proprio di allenamento, quanto si deve stare nel solco del lavoro fatto, quanto ci si deve mettere del proprio in una situazione difficile così. Io credo, uno, bisogna essere se stessi, due, ancora più semplicemente, conosco la storia ma non conosco la persona, se hai qualità ce la fai, se non hai qualità non ce la fai, e soprattutto essere se stesso come prima cosa, e se avrai qualità e se stesso ce la fai, perché ti viene riconosciuto. Se tenti di dire, l'anno scorso giocavamo così, al di là che aveva un ruolo importante, anche se non va sottolineato che il primo assistente adesso allena gli Utah Jazz, e quindi è un'altra assenza, ok? Però credo che se cerchi di capire che cosa ci vuole a questa squadra, allora io mi devo adattare, devo essere più così che cos'ha, significa snaturarsi davanti sicuramente a qualche cosa di complicato, essere te stesso, e poi magari fallisci, ma se decidi di non essere te stesso hai già fallito. Perfetto, è quello che ho sempre sperato in un allenatore, cioè secondo me uno deve andare col proprio credo, e anche in altri ambiti, visto gente cambiare da un giorno all'altro, che poi può portare solo a un fallimento, no? In ogni caso, perché si insegue invece di mettere delle basi e di provare a buttare giù delle idee. E l'altra curiosità che avevo, dico un po' una battuta, ok? Solo l'ultimo Doc River sa adattarsi per essere ok, democristiano in ogni situazione. L'altra curiosità tecnica, mettiamola così, su un'altra squadra dell'Ovest, visto che hai parlato soprattutto di difesa per quanto riguarda Jokic e Doncic, e parlo dei Timberwolves, perché ha fatto, secondo me, scalpore, almeno io sono rimasto parecchio sorpreso dalla scelta di puntare tutto il futuro della franchigia sostanzialmente per mettere un giocatore come Gobert, con tutte le sue qualità, ma a mio modo di vedere con tanti difetti, in un contesto in cui c'era già un giocatore, un lungo di un certo tipo, con dei problemi, e quel tipo di convivenza lì, che nel mio piccolo faccio veramente fatica a vedere, può avere un senso, può essere una mossa che dà dei risultati, o può essere un fallimento annunciato, visto che... Allora, istintivamente è una cosa che, per mia visione di coach di campo, vedo non contemporanea, ok? Però poi invece, da chi deve ragionare, analizzare, cercare di capire, senza essere condizionato dalla mia idea personale, perché hanno fatto così a Minnesota, hanno fatto così un nuovo presidente del Basket Operation, quindi uno che rischia forse la sua carriera con questa scelta, ok? E cercare di capire perché. Uno forse perché dice, benissimo, con Towns, diciamo, unico big, oltre questo livello non ce la facciamo, ok? E quindi cosa possiamo fare, ok? Possiamo, dico proprio concretamente, allontanarlo dalla difesa del pick and roll, perché bene o male Gobert manga a lungo, che farà più volte pick and roll, e Towns sta a chiudere i triangoli difensivi, usando quasi un altro termine calcistico. E questa può essere una visione. Credo che, al di là della convivenza di questi due, dipende dagli altri tre, ok? Che gli altri tre possono essere McDaniels, diciamo, se è il quinto, un giocatore che si incastra perfettamente, il classico team player. Gli altri due sono altri due giocatori complicati da mettere in campo, ok? E quindi con grandi qualità, ecco. Quindi essere complicato vuol dire perché sono scarsi, perché sono bravi, ma con dei ma. Quelli bravi con dei ma alcune volte possono essere complicati.
Okay. E quindi, se devo dire cosa fa Minnesota, sono molto curioso. Se devi rispondere alla domanda, mamma mia, cioè, la vedo complicata. Sì, magari il dollaro lo scommettiamo sul no, magari invece che sul wow. Sì. Esatto. Visto che siamo in chiusura e vorremmo stare qui per ore, ma non vogliamo tenerti oltre il limite, ti chiudo con l'ultima domanda che avevamo già fatto anche a Davide, anche qui dal punto di vista dell'allenatore, visto che è l'uomo del momento per quanto riguarda il basket italiano, cioè Paolo Banchero. Io ti chiedo cosa ti aspetti da lui in ottica personale, di sua carriera in NBA, ma soprattutto dal punto di vista della nazionale italiana. Lui ha ribadito che non al 100%, ma dovrebbe, la sua idea è quella di giocare con la nazionale italiana e noi ce lo auguriamo. Io ti chiedo se è lui quel lungo, non è un centro classico, però quel lungo che può darci un'alternativa diversa che magari nella nazionale è mancata in questi ultimi anni come caratteristiche. Beh, allora Banchero è un lungo contemporaneo, ok? Perché i lunghi stati, cioè Zubac all'ultimo europeo era impossibilitato di giocare, doveva uscire dal campo, ok? Quindi, cioè, se pensiamo a un lungo tradizionale, pensiamo a un lungo tradizionale benissimo per fare dei documentari in bianco e nero, ma non più. Ok? E Banchero è assolutamente lungo contemporaneo, sarebbe una grande addizione per la nostra squadra, sarebbe un giocatore fortissimo, ok? Ovviamente un giocatore fortissimo che deve essere messo a suo agio, perché è stata una prima scelta NBA, con tutto quel che ne consegue a livello emotivo, mentale, di aspettative, e non pensare che risolva le situazioni da solo. Nelle sue dichiarazioni ovvio che ha detto sì, io voglio giocare, sogno di giocare ai mondiali, però vediamo se sarà possibile, ok? Perché giustamente è anche una dichiarazione intelligente, perché poi non dipende solo da lui, dipende da una stagione. Credo che Orlando sia comunque una situazione dove ci possa essere uno sviluppo tecnico. Quando c'è un giocatore, ovviamente chi è prima scelta non arriva a giocare in una squadra top, ok? E però deve andare dove c'è un pochettino di insegnamento e di formazione. Orlando credo che sia una franchigia che oggi abbia un pochettino di quelle caratteristiche, e credo che questo sia un aspetto molto favorevole per Banchero. Sono accoppiabili lui e Wagner? Così mi tolgo una curiosità. O sono un po' troppo simili? Lui e Franz Wagner? Assolutamente accoppiabili, no, perché c'è davvero uno che dice ma chi? Ma Franz Wagner? Sì, no, chiaro, ormai c'è solo Franz Wagner, l'altro è il fratello, ecco, cioè, questa è una battuta. No, sono assolutamente accoppiabili, direi che uno è un big contemporaneo, l'altro uno small contemporaneo, quindi eccellente combinazione, speriamo che possa diventare eccitante. Sì, curiosità c'è e hype soprattutto, perché poi un altro italiano prima scelta dopo Bargnani, quindi per noi è motivo di orgoglio, di vanto e di curiosità, e ci auguriamo per lui di trovare un impatto più giusto anche per la propria carriera col mondo NBA rispetto a quello che ha fatto Andrea Bargnani. Allora, siamo arrivati alla fine perché il coach è stato gentilissimo a concederci questo tempo. Io ringrazio i miei due compagni di viaggio, e grazie Vale. Ciao ragazzi, grazie coach. Grazie Michi. Grazie a te Ilia, un saluto a tutti, grazie coach. E ovviamente un grazie particolare per il tempo che ci ha dedicato a Marco Crespi, grazie Marco, è stato davvero un piacere. Grazie a voi e amate Steve Kerr perché merita di essere amato. Qui sfondi una porta aperta, su quell'argomento non c'è pericolo. Anzi, lo difendiamo spesso perché... Purtroppo si dice sempre, ma è facile con quei giocatori lì allenare, vincere, sì, vorrei vedere. Comunque, la puntata finisce così, ci vediamo la prossima volta, seguiteci sui nostri canali social, su tutte le piattaforme, e troverete poi questa puntata e le altre su tutti i nostri canali e su tutte le piattaforme di streaming podcast. Alla prossima!